Bentornati mie ombre nella mia serie nonché guida al 100% di Luigi's Mansion 2 HD. Ormai direi che la fine si avvicina, non so quanti livelli ci restano prima del boss, ma è inevitabile, si avvicina, finché andremo avanti, non può fare altro che avvicinarsi alla fine, giusto? Ebbene, vi devo anche dire una cosetta veloce, ma ve la dico durante la fase del risucchio, adesso limitiamoci a leggere. E3, treno in partenza. I Cura Todd mi hanno portato un'immagine registrata dalla telecamera di videosorveglianza. Di sorveglianza, non video, però ok. Chissà, potrebbe fornirci qualche indizio sul prossimo frammento di Luna Scura. Sì, ce ne avevi già parlato l'altra volta. Luigi, l'immagine della telecamera aveva qualcosa di strano, ma ora l'ho elaborata. Sono informazioni freschissime. Very fresh. Nessun'altra immagine è stata catturata così di recente. Diamo un'occhiata. Mario sapevamo già che era stato rapito, perché... Era palese, no? Avevamo visto il cappello, ok. È lo stesso identico sacco che i Boo continuano a portarsi dietro per tutte le molecole. E tuo fratello Mario? Come hanno fatto a catturarlo? È terribile. Abbastanza, sì. Quindi bisogna salvare Mario da tutto questo. Quella deve essere la sala della ferrovia. Devi raggiungerla e salvare tuo fratello. Ok. Zoom su Mario. Vada il mio bel Marione. I Boo sono ovunque, scommetto che sanno dove si trova l'ultimo frammento di Luna Scura. Oh, non l'avevo visto. Salve. Quello non è un Boo normale, sarà... È lui, lui. Ha la corona. Che diamine! Un'immagine che si muove. Re Boo, il maestro delle illusioni, è lui il responsabile di quanto sta accadendo. Ma non mi dire. Ed è in qualche modo riuscito a imprigionare tuo fratello, incredibile. Quel farabutto, se pensa che ce ne staremo qui con le mani in mano e... Eureka, il parascopio ha rilevato un segnale super intenso nella sala della ferrovia. Kelly, mamma mia, quanti piani, quante stanze. Lo hai visto anche tu nelle immagini. Rebu porta con sé il ritratto di Mario ovunque vada. Devi raggiungere la sala della ferrovia e salvare tuo fratello. Sì, ho capito. Forse Mario può aiutarci a sconfiggere Rebu e a rimettere la Luna Scura al suo posto. Chissà se Mario combatterà, giocherà. Chissà. Cos'è? Prendi questo rotore improvvisato, ti consentirà di ruotare quella scala enorme che è emersa dal suolo. Quella che abbiamo tirato su l'altra volta? Forza e coraggio, Luigi. Tuo fratello ha bisogno di te. Ok. Ecco, vi volevo dire. So che in questo livello è possibile prendere tutte e sei le restanti gemme. Ripeto, come ho detto prima, non so se ci saranno altri livelli prima del boss, ma qui si possono finire. Quindi... Farò un'ispezione molto accurata, ci metterò tanto, più del solito probabilmente, forse ancora di più dell'altra volta, ma è per una buona ragione, ok? Ok, e in più vi accenno che ci saranno delle sfide che non bisognerà assolutamente fallire, perché altrimenti perderemo la gemma, non si potrà ottenere se non rigiocando il livello. Non so dove sono queste sfide, non so nulla di più specifico, non so dove sono le gemme, ma queste cose qui... Le ho lette, mi sono informato, perché ormai ci stiamo avvicinando alla fine e quindi non voglio mancare assolutamente nulla per poi dover fare un episodio in più per cercare le gemme, le cose che ho dimenticato in giro. Allora. Palloncino. Ok. Anche di qua. Questi sono due portali ovviamente da attivare in qualche modo. E dobbiamo andare lì. Qui... Esatto, in questa stanza qui sono abbastanza sicuro che ci sia la gemma. Qui dove manca il libro blu. Quindi dovremo assolutamente ricordarci di questa cosa e anche dei palloncini di prima. Anche dei palloncini di prima. Se ci sono qualcosa serviranno. Più che altro come ci si arriva là. Quello è il problema. Ehi. Altre monete? O qualcosa di meglio? Monete. Va bene. Dunque, direi di qua. Sì. Non so se era la strada più veloce, ma ok. Quelle stanze lì le abbiamo già visitate. Non so se tornarci, ma onestamente non credo. A meno che, appunto, ci mancheranno delle gemme, allora sì, dovrò fare un'ispezione accurata di tutto, di qualsiasi cosa. E la zona è gigantesca, quindi sono abbastanza preoccupato, ma ok. Soprattutto dalle sfide, perché abbiamo letteralmente un tentativo. Va bene.
Splendido, ma che scala elegante. Ora però vai alla sala della ferrovia. Ho capito, un attimo. Allora, questo va girato. Ci sono già qui tre zone. Partiamo da destra, poi procederemo in senso antiorario. Va fatto tutto. Ah, lì c'è il pixel schermo. Ah sì, che poi l'abbiamo usato l'altra volta quello. Non so se anche in questo caso dovremmo andarcene con quello lì, ma lo scopriremo, spero. Fantasma? No. No, perché le porte non sono bloccate. Allora, qua c'è un teleport. Credo che la missione ci indichi di qua, esattamente dove ci sono le monetine. Giusto? No! Oh, che infame! Avete visto? Occhio, ci voleva fare lo scherzetto perché ho controllato la minimappa. No, non dobbiamo andare lì. Ci avrebbe sbattuto la porta in faccia. Terrazzo. Niente di strano, mi sembra. Non da qui, dobbiamo andare di qua probabilmente. O di qua o in quell'altra ancora più avanti. Adesso intanto entriamo qui. Forellino. Ah, questa è la sala della ferrovia, ok. La nostra meta finale. Un altro libro mancante, oh mio Dio, siamo già a due. No, uno abbiamo trovato. Oddio, libro dorato. Ok. Palloncini. Palloncini. Ne abbiamo già visti tanti, quindi bisognerà per forza di cose salire. Controllare bene. Hello? Poltergeist! Dorato? Prima volta? Eh beh, non poteva essere. Ci deve essere sempre qualcuno che ci ruba le cose a noi. Sempre, sempre, sempre. Sempre, o il cane o sono i fantasmi, uno dei due. Hello? Maledetto spettro, il passaggio nella libreria non si aprirà senza il libro che hai preso. Il parascopio non funziona granché in quella villa, ma cercherò di localizzarlo. Solo un secondo, datti una mossa, rottame. Superbamente progettato. Eccolo. È da qualche parte su questo piano, nell'ala ovest. Lo so, è un'indicazione vaga, ma è meglio di niente, no? Tu cercalo, io intanto provo a scoprire altro. Ok. Allora, che ci devo fare con questi? Intanto scappare dai ratti. Ne ho fatti fuori 4 con un colpo. Ok, allora, il problema qual è? O ci serviranno dopo nella stanza l'ultima, oppure se li dobbiamo portare all'esterno, come si fa? Perché dalla porta non possono passare. Ah! Ok. Questo? C'è la finestra aperta. Chiudi la finestra. Aia. O quel portale lì letteralmente ci fa passare dietro. Ci fa passare dietro. Prima facciamo fuori questo. Quell'altro si protegge, ma intanto mettiamo così. Ok. Meglio fare in più volte, senza rischiare di essere colpita, anche perché fanno abbastanza male ormai. Ok. Se io faccio così posso andare dietro, ma a quale scopo? Questo cosa fa? Così portiamo fuori i palloncini. O no? Eh no, però, perché il portale ci riporta qui. E da lì cosa facciamo? Nulla. Non mi è chiaro, ma provo lo stesso. Perché qui non servono letteralmente a niente.
Non penso siano di decoro. Ah! Il libro blu. Ok. E questo l'abbiamo trovato. E dobbiamo solamente riportarlo. Fatemi controllare nel frattempo se c'è altro di qua, perché c'erano dei palloncini anche dall'altra parte. Non pensavo che il portale ci riportasse qua. Pensavo dietro la parete. Aspira. E dammi una gemma, cavolo. No. Niente gemma. Andiamo giù. Non mi sembra ci sia altro. Sapete cosa mi preoccupa? Il fatto di dover visitare tutte le stanze con i palloncini in mano. Mi preoccupa questa cosa qui. Vabbè, un po' alla volta intanto, dai. Allora. Gemma. Questa era l'unica che mi aspettavo. E che sapevo. Sapevo, insomma, abbastanza sicuramente, dai. Diciamo così. Ok, quindi. Torniamo un attimo indietro. Ci può essere qualcosa sopra, in queste stanze qua? Questo? Ah, era già stato materializzato. Preso tutto. Devo controllare. Solo che tutte le volte devo tornare su e prendere il palloncino? Mio Dio, ci vuole un secolo così. Magari non lo... no, però... Non li devo, diciamo... consumare. Risucchiare del tutto, però come si fa? Se devo raccogliere le robe, mi tocca per forza. Allora, partiamo da di qua, controlliamo. Sapendo che ci sono 6 gemme, ve l'ho detto, devo assolutamente ispezionare per bene. Mio Dio. Mio Dio, è così. Mio Dio, è così. Ehi. Ok. Poi non è detto che qui ci sia la gemma, eh. Ci mancherebbe. Anzi, mi sembra non ci sia granché, a dire la verità. Adesso andiamo a destra. Sono queste le sfide? No. Quelle dei palloncini dove bisogna prendere... raccattare tutti... Mio Dio, tutte le monete nel minor tempo possibile prima che scada. Cacchio, mi sa che dovevo salire qua con il palloncino. Ma che cacchio, ne sapevo. No, vabbè. Allora, devo passare di qua veramente? Oh Deus. È che questa è una zona che non ho ancora mai visitato. Ma che infami, non potevo mettere un palloncino qui? Cioè solo di là. Qui non ci arriva. No. Addio alle 3 stelle. Ma vabbè, le 3 stelle, ma manco per niente. E non ci si può buttare di sotto. Quindi mi tocca per forza andare di qua. Ah, incredibile. Incredibile. Zucche. Oh. Ok. E che non finisce qui. Da quello che vedo. Da quello che vedo. Continua imperterrita la strada qua. Magari distruggendo tutte le zucche troveremo la gemma, no? Ormai non mi aspetto più nulla dalle statue, se non appunto un po' di monete. Cioè veramente fanno una cosa così che non... dove non puoi tornare indietro? Cioè, si potrà sicuramente tornare indietro, però...
Bisogna andare avanti adesso. Oh, sala dello spazio. Bella. E abbiamo anche trovato il nostro nemico. Comunque qui ci bisognava venirci. Spero di poter tornare indietro però. E non che mi faranno completare la missione così a caso. Oh mio Dio. Com'è che si faceva? Ah sì. Adesso ricordo. Così. Opla. Là. Bene. Ci si metterà, ragazzi, un secolo a fare sto livello, ve lo dico io. Non mi farò colpire dall'ultimo. Ok. Bene. Mamma mia, quante strade. Quante strade. Vabbè, quello mi interessa poco. Allora. Sì, però, se continuate a rompermi le scatole, allora io vi fulmino. Basta. Qui c'è il nostro nemico, in teoria. Era qui. Giusto? Beh, comunque c'è qualcuno. Che fortuna che ho quelle scatole. Decisamente. Nell'ultima. Non sto capendo. Ma c'è tipo un ordine? Oppure devo andare a caso così? Ma la vuoi ispirare? Grazie. Non so se serve, ma è dubbio. Ah, ok, ok. Ci ho pensato adesso. Quando becchiamo la combinazione corretta, saltano fuori le pagine. Il problema è che non so se c'era modo di saperla. Non facendo a caso. Ecco. Diciamo che io ho fatto a caso, ma va bene così. Verdino dorato. Niente gemma. Ma è qualcosa. Non era questa la stanza. Ero convinto di aver controllato là dietro. Vabbè. Luigi, sto rilevando strani segnali nella sala dello spazio. Ah, quella di là, ok. Potrebbe trovarsi lì. Anche se il parascopio fa i capricci, quindi forse è un falso allarme. Dacci un'occhiata comunque. Andiamo. Allora, lì la porta però è chiusa. Ah, no, non è chiusa. È invisibile. Ok. Bella. Non ho ancora trovato un osso, strano. Beh, non ho preso troppissimi tesori. Questa... sembra una miccia a cui dar fuoco. Però non vedo roba a cui dar fuoco. O con cui dar fuoco. Non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Eccolo. Maledetto. E mo? Oddio. Stiamo combattendo nello spazio. Stiamo combattendo nello spazio. Devo controllare le stelle che si illuminano per trovare lui. Ho capito, è difficile però, eh. Ma cosa devo fare? Devo colpirlo due volte, eh? Non capisco. Lo stano, ma non succede niente. Sto sbagliando, chiaro.
forse si sta proteggendo con la stella? No, ok, devo colpirlo velocemente. Maledizione. Mi sembrava di aver fatto veloce, eppure no. Non abbastanza. Mio Dio. Ma che roba è questa cosa? Cioè, fa parte della della missione principale, immagino. Oh no. Insetti. Bombe. Cavolo. Possibile? Poi non posso, non so neanche se le posso spingere, a dire la verità. Sì, le posso spingere. In effetti credo sia la cosa migliore. Qui non farsi colpire è quasi impossibile, per quanto mi riguarda. Ah. Ok. Dai, dai, carichiamolo al massimo, che sennò ci vuole troppo. Bene. E dopo si lascia così. Dovevano mettere anche gli insetti per forza. Cioè. Ma guarda qui. Dai. Ma è impossible. Le sto attirando, lo so. Sono le cose che mi stanno fregando. Le mosche. Quasi quasi si rischia il capo. Quasi. No, l'avevo preso. Ma perché? Scusa, ma prima ci volevano due colpi, adesso uno ne è bastato. Non l'ho capita. Vabbè. Ok, vieni qua, maledizione. Dacci il libro, cavolo. Allora. Beh, col libro possiamo praticamente andare dove dobbiamo. Esatto. Però abbiamo ancora da fare dei giri. Quindi io non posso andarci adesso, perché non so se poi si può tornare indietro. Quindi il libro lo lascio lì. Spero che rimanga lì, ma credo di sì. In teoria gli oggetti non si spostano, quelli principali, importanti. Grazie, eh. Fatemi sempre, come al solito, perdere tempo. Allora, devo tornare nella stanza di sinistra, cosa che a quest'ora avevamo già fatto, ma purtroppo non avevo visto che c'era qualcosa di là, su cui dovevo atterrare. E poi, adesso arriverà il bello, cioè, c'è da superare la sfida, eh. Già è difficile arrivarci lì sopra, praticamente. E poi dobbiamo controllare tutte le altre stanze, una cosuccia. Allora, giù. Cioè, incredibile. Io sono una frana con il palloncino, sono sincero. Si vede che sono una frana? Sì. Sì, comunque, cioè, la visuale fa veramente, un po' pietà. Non si capisce se sono davanti, dietro. Oh mio Dio, ce l'ho fatta! Non avrei mai creduto. Sì, lo so, mi stavo lamentando ingiustamente, però è vero, non vedevo se ero davanti o dietro le monete. Non lo vedevo per nulla. Ah. Il Bu. Ok. Sono burocrate. Questa magione è sotto il controllo di... Ciao. Guarda, sai quanto me ne frega in questo momento? Cioè, dobbiamo prendere 6 gemme, secondo te mi metto a leggere le tue lamentele, le tue cose lì. Chi se ne frega? Penso sia la prima volta che skippo un dialogo. C'è sempre una prima volta, ricordatevelo. Allora, vieni qua. Sono ancora agitato dalla prova di poco fa. Ve l'ho detto, c'è un tentativo lì, eh. Io spero non ce ne siano altre, ma ho i miei dubbi. Ho i miei dubbi. Dai, cavolo, sei ripreso. Vieni. Stavolta non mi scappi. Ok. Ah, intanto abbiamo preso questo. Ok, allora, di qua io spero di aver fatto. Spero.
Mio Dio, si sono rianimate, no? Bastarde. Stavano ferme una volta. Allora. Vedete, se io dal di là me l'ho portato dietro il palloncino, non c'era bisogno di tornare qui. Però me ne sono dimenticato. Perché fa sempre così? Non ha senso questa cosa. Non ha senso. Cioè, io aspiro e questi cadono e si rompono. Ma in quale universo deve funzionare così? Allora, continuiamo a visitare tutte le stanze. Continuiamo per forza. Qui avevo anche visto quella ventola. Ci avevo quasi pensato, però mi sembrava un po' strano. Mi sembrava un po' strano, ma in realtà strano non è. Allora. Qui però non c'è niente. Mi sa che ho scelto il lato sbagliato, eh? O è giù? No, probabilmente è di qua. Se c'è qualcosa. No, è tutto così. No, mio Dio, ragazzi. Non so se riesco ad arrivare alla fine dell'episodio. Potrei non farcela. Non scherzare. Ok, no, perché? Perdere nella sfida va bene, ma quel modo lì non ci stavo. Ho sbagliato tasto. Mio Dio. Non vedo la fine. Che cosa brutta. Ok. Dai. Sì. Non mi piacciono queste sfide. Non mi piacciono. Non mi piacciono. Ci pensate che se la sbaglio non posso prendere quello che ci sarà qui? Ipotizzo una gemma? Mio Dio, sto andando completamente a caso, ma va bene. L'ordine intendo, non sto rispettando l'ordine, chi se ne frega, direte voi. Oh. Grazie. Allora, c'era... E me lo ricordo molto bene. Questo. Ci fosse qui una gemma, sarebbe bello, ma... Immaginavo. Non poteva essere nella stessa stanza, insomma. Sarebbe stato un po' strano. Ok. Allora, proseguiamo. Devo fare una cosa. No, niente. Volevo passare di qua e basta. Allora. Riprendiamolo. Sì, il libro potrei anche prenderlo e portarlo dentro, ma è lo stesso. Mio Dio, quanto ci sto mettendo, è una roba fotonica. Ma sto livello, cioè... Se lì si conclude, si concluderà quando entreremo, sarebbe velocissimo senza dover prendere le gemme, se ci pensate. È folle questa cosa. Non sale ne... Ah, sì, sale. Va bene. È dappertutto così. Ok, allora in tutte le stanze ce ne sarà uno di questi posti. Mi devo mettere l'anima in pace ormai. Non ci sono spine, mi pare. Ok. Però c'è quello. Speriamo. Siate buoni, vi prego. Non so se qui le posso prendere entrambe come ho fatto prima, ma mi sa di no. Troppo indietro questo.
Se non ce la faccio per uno, sclero. Ok. Fine. Solo che il numero di gemme non torna. Mio Dio, mi è venuto in mente adesso. Il razzo che avevo detto. Non è che bisogna portare il fuoco lì e incendiare la cosa. Perché, vi dico la verità, non mi ricordo neanche dov'è. Allora. Potrebbe essere un po' lungo, sì. Ma va fatto. Non lo so e non ne sono sicuro, però io credo che ci sia una miccia. Qui tiriamo, vediamo se riusciamo a rimediare almeno qualche tesoretto in più. L'osso, finalmente è arrivato anche lui. Allora, passiamo, sì, di sotto. Ci conviene far così. Giù. L'ho vista dopo. Meno male. Allora. Ah. Già che siamo qui. Aspetta, aspetta. Dammi 2-3 mani. Ok. Poi non è detto che là, nella stanza della ferrovia, non ci siano gemme, eh? Cioè, ce ne può essere anche una lì, per carità. Però è chiaro che noi dobbiamo cercare bene prima di arrivarci, perché non vorrei che poi, appena entrati, finisse il livello. Allora, di sicuro devo andare qua a far così. E su questo non ho dubbi. Poi, credo... di dover andare... no, credo. Devo andare assolutamente sulla sinistra, qua. Perché di là non si va da nessuna parte, quindi... ah beh, siamo subito qui, ok. Mio Dio, se mi dava gemma qua... ah no, c'è il verdino. Sì, il verdino dorato, ho detto bene. Scusa? Dove è andato? Il razzo è atterrato. Bello. Vi confesso che qui una bella gemma me l'aspettavo. Non è sempre domenica, giusto? Allora, adesso io... fatico a ricordare in quali stanze siamo andati e in quali no. Qui forse no, però. No, qui non siamo venuti. Fatemi controllare ancora un po' perché non ne sono del tutto sicuro. Ah, si può fare... si può fare niente qui? Non è possibile. Ah, oddio, cioè... non avevo visto l'uscita. Ah, sì che ci siamo stati. Siamo arrivati da qua noi. Mi ricordo perché poi abbiamo sbirciato lì. Lì l'abbiamo preso. Speriamo che almeno ci sia una gemma nell'ultima stanza. Adesso non mi ricordo nemmeno quante dobbiamo trovare ancora. 2 o 3 addirittura. Mio Dio. Sarà quasi impossibile, secondo me. Comunque. Si fa il possibile. Oh! Ok, qui non ci eravamo venuti. Dio mio. Ok, via subito loro due. Meraviglioso. Dov'è l'altro adesso? Non l'ho proprio visto. Fortuna. Datemi una gemma qui perché sennò sclero, eh. Oh, questa è la prima.
Ok. Allora, ce ne mancano due. Qui come ci si fa? Ok, allora. Lì nel mezzo ci siamo stati? No. Adesso siamo sbucati di qua e va bene. Andiamo qui, vediamo. Sono curioso. Però è chiuso. Ci siamo stati. Che però non mi hanno permesso l'ultima volta di entrarci qua dentro, perché c'erano i Todd. È vero, adesso me lo ricordo. Ci sarà una gemma, speriamo, ragazzi. Questo l'ho sparata nell'infinito e oltre. Allora. Ho l'impressione che non ci sarà invece assolutamente nulla. Ci ho sperato per un minuto. No, un minuto è troppo. Meno. No. Perché mi dà la sensazione che lì affronteremo il boss finale? Mi sembra un'arena quella. Ok. Dove sarà l'ultima gemma? Anzi, le ultime due. Dove saranno? Io non ho più molte idee, su dove cercare. Ah, la stanza lì faraonica, dove c'è la sabbia. Qua. Ormai faccio il giro. L'ho già detto che non mi interessano le stelle? Credo di sì. Ok. Non penso che pigiando qui succederà qualcosa. No. Allora, speriamo che qua sopra ci sia un'altra stanza. Spero solamente in quello, perché altrimenti non saprei. Dopodiché, l'ultima gemma, invece, spero di trovarla nell'ultima stanza. È tutto un sperare qua, ragazzi. Però non posso fare altro, non conoscendo la locazione giusta. È già buono che le stiamo trovando. Non è cosa scontata da poco, eh? Voi durante le vostre prime run nei livelli avete preso sempre tutto? Fatevi questa domanda. Per me è lo stesso, eh? Ok, c'è qualcosa. Sarebbe bello missare, fallire l'ultima sfida. Sarebbe abbastanza bello, devo dire. Allora, poi andremo anche lì. Prima raccattiamo tutto qua. Ok. Mi fate scomodare per pochi spiccioli, maledizione. Giù. Fosse qui l'ultima gemma sarebbe meglio, ma non penso. No. Concentrazione, perché non posso sbagliare, ragazzi. E sto già sbagliando. O meglio, non sto sbagliando, ma Luigi non gonfia. Mi sembra un po' troppo difficile. Come immaginavo, abbiamo un solo tentativo.
un solo tentativo per match. Prova a uscire dalla stanza per vedere se per caso respawna il palloncino dorato, ma credo proprio di no. Madonna. Cioè, quella più difficile ci siamo lasciati per ultimo. Cavolo. Sono anche andato, non dico, insomma, velocissimo. Si poteva fare meglio, perché no? Però, cavolo. Cioè, abbastanza veloce sono stato, mi sembrava. Ah beh, giusto, comunque devo riprendere il palloncino. Adesso controlliamo. Allora, farò una cosa, ragazzi. Onde evitare di buttare via 40 minuti di registrazione e l'intero livello, credo che farò un piccolo taglio, un piccolo montaggio, ok? Cioè, finiremo il livello e poi tornerò lì. Perché tanto quella gemma è lì per forza. La terz'ultima, penultima, quello che è. E poi speriamo di trovare, come ho detto prima, l'ultima nell'altra. Non posso riniziare la registrazione soltanto per quella gemma lì. No, ok, non c'è. Va bene. È avvenuto ciò che temevo. Sono abbastanza infamia con queste cose, anche perché te ne mettono 4 di sfide. Poi è vero che, cioè, per voi magari non sarà un problema, nel senso che ci rientrate. Sono io che dovrei cercare di fare tutto nell'episodio subito. Va bene. Allora, tolto quella gemma lì, andiamo avanti. E adesso ti prego, fa che l'ultima gemma sia qui. Almeno questo. Dacci soddisfazione. Non è con i fantasmi che mi dai soddisfazione, te lo dico. Ok, grazie. Volevo prendere 2 in 1, non ho preso neanche uno. Ottimo, no? Vabbè, schiaccio B. E allora cosa serve? Quando iniziano a fare le combo così sono tremendi. Perché lo sentono, quando tu stai aspirando un fantasma, loro iniziano ad attaccare. Chiaramente è fatto apposta. Tanto leviamone uno. Niente lingotti, ma chi se ne frega, ormai 3 stelle sono l'ultimo dei nostri problemi, dico, bene? Ma levati. Fai il figo perché c'erano gli altri tuoi compagni, da solo non vali nulla. Mezza calzetta. Guarda come è fatto male. Se carichi al massimo rimane con pochissimi punti vita e poi non riesci a far nulla. Ciuf ciuf. C'era qualcosa qui. Oddio, si è aperto il carrello? Ah beh, dobbiamo entrare per andare avanti. Sì, ma la gemma. No, ok, siamo qui. Che sollievo. Quindi, cosa devo fare? Strambic. Io avrei finito. Cioè, non deve arrivare la sua chiamata. Cos'altro devo fare? Ah, X. Oh mio Dio. Ecco Mario. Mario Quadro. Vi presento Mario Quadro. Famosissimo, nuova trasformazione. C'è la chiamata? C'è la chiamata? Luigi, cosa hai visto? C'è traccia di Mario? Spettracci, ti stai chiedendo come entrare, vero? Non ti preoccupare, ho un'idea che balla il tip-tap nella mia testa. Ti riporto qui, tieniti forte. Quale tip-tap? Abbiamo cose più importanti a cui pensare, maledizione. Allora. I did it. Quasi. Devo rifare per la gemma, ma quasi, quasi. 40 minuti. Mamma mia, che livello, ragazzi. 2 stelle. Cioè, neanche malaccio.
credo che mi salvi sempre il bottino, perché facendo un'esplorazione così approfondita comunque ne raccogli parecchio. Perché abbiamo subito un sacco di danni e ci ho messo 40 minuti. Però pensateci, senza prendere le gemme, il libro, alla fine quello dorato, bastava seguire il poltergeist e poi portarlo indietro, fine. Ci sto mettendo tutto quel tempo, ci ho messo tutto quel tempo per le gemme, per i palloncini. Vabbè. Su con la vita, figliolo, ritroveremo tuo fratello, anche se penso che il suo ritratto verrebbe venduto per una bella sommetta, un'asta. Oh, scherzavo, dai. Pirla. Ok. Una, due, tre, quattro, cinque. E la sesta non c'è, maledizione. Ah. Ci rifaremo subito. Ok. Ora hai notato la telecamera microscopica dentro la miniatura della sala della ferrovia? Ora, hai notato? C'era la pausa. Dovrei riuscire ad associarla al pixel trasporto e mandarti al suo interno. Ovviamente è molto pericoloso. Non ho mai pixel trasportato nessuno con una telecamera così piccola. Sai come si dice, la fortuna è cieca? E io ho dei fondi di bottiglia al posto delle lenti. Pirla due volte. Ok. Bene. Beh, comunque, oh, abbiamo preso 6 collezionabili. Amici, prossimo livello c'è il boss. Direi il boss finale. Penso. Rientro. Vado a prendere la gemma. Allora, amici, devo dirvi una cosa molto importante, in effetti. La gemma non è nella stanza lì delle sabbie. Ho portato a termine la sfida, ma non mi ha dato la gemma. Solamente la possibilità di aprire un forziere con un po' di spiccioli dentro. La buona però notizia è che penso di sapere dov'è l'ultima. L'ultima gemma. E la soluzione è in questa stanza. Vi ricordate che avevamo già visto, tra l'altro, un ingresso qua, segreto? Peccato non essermelo ricordato durante la prima run di questo livello. Avevo detto, qui bisogna portare un peso. Poi me ne sono completamente dimenticato. Oh beh, allora. Dobbiamo portare il peso di qua. E quindi l'unico peso che a me viene in mente è il tronco. Se ce ne sono altri non lo so, ma non mi pare. E quindi spero di aver sistemato bene il portale. Così dovremo riuscire a portarcelo. Vediamo subito. Dopo poi dovrò anche arrivare comunque in fondo al livello, perché lo sapete, non è che si può prendere la gemma e uscire. Quindi devo sconfiggere di nuovo il poltergeist e insomma fare tutto il resto. Ok, comunque ci siamo. Quindi il portale va lasciato verso l'interno. Speriamo che sia qui, perché sennò non ho idea di dove possa essere. Era qui. Sollevato da una parte, rattristato un po' dall'altra. Perché, ripeto, si poteva fare a questo punto. Non era la sfida. Maledetti. Comunque, va bene, io adesso dovrò arrivare in fondo. Che bello. Molto bello. Bene. Ok. Molto bene, amici. Le gemme le abbiamo prese tutte. E nel prossimo episodio, che potrebbe anche essere l'ultimo, di sicuro affronteremo un boss. Immagino il boss. Luigi Rebù nella sala della ferrovia, ok. Beh, ci sarà quantomeno comunque il livello segreto, quello dei Bu, quindi non so se finirà la prossima volta, non credo. Comunque ci rivediamo nel prossimo episodio e lo scopriremo insieme. Alla prossima. Che livello. Mamma mia.